mancano le mani, che sarà operata dallo stesso Zoppacosta sull'alto. Scusami Santis, Juventus in vantaggio. Moise Kean su assist di Bernardeschi dalla destra cambia il parziale al 40° minuto. Juventus 1, Cagliari 0, il gol di Moise Kean. A te. D'accordo, grazie. In procinto di entrare in campo, poi in questo momento è arrivato effettivamente il suo momento di andare ad iniziare la partita. Il Cagliari gestisce adesso il pallone. Nel periodo non collegato c'è stato un lancio in avanti di Quadrado a cercare il colpo di testa di Morata, che ha commesso fallo in attacco, ma adesso parte la Juventus velocissima. Attenzione con Kulusevski che va a servire Bernardeschi, che entra in area di rigore, va con la conclusione, la rete della Juventus, il raddoppio Bernardeschi al 38° minuto. Juventus 2, Cagliari 0. Contropiede perfettamente orchestrato da parte della Juventus con Kulusevski, che è andato a servire Bernardeschi, che ha avuto il tempo di entrare in area di rigore, di prendere la mira con il sinistro a incrociare sul secondo palo, il gol della Juventus. Juventus 2, Cagliari 0, e questo è un gol importantissimo per Federico Bernardeschi, che non segnava da tanto 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 tempo. Juventus 2, Cagliari 0 al 38° minuto, il raddoppio di Bernardeschi di nuovo Genova. E le notizie che arrivano da Genova dunque fanno felici i tifosi della Juventus, che festeggiano questo successo in casa con il Cagliari, perché la Juventus rosicchia così due punti proprio alla Dea, che al momento occupa il quarto posto. Una Juventus cinica, padrona del campo nel primo tempo, che ha preso un palo con Ken e è andata a sbloccare la partita proprio alla 40° del primo tempo con lo stesso Ken su invito di Bernardeschi. Nella ripresa il Cagliari ha preso coraggio, è andata due volte vicino al gol del pareggio con Dalbert e poi con João Pedro, prodigioso il riflesso da parte di Wojciech Szczęsny nell'occasione della conclusione del capitano del Cagliari. Al 38° poi della ripresa il bel sinistro di Bernardeschi, che non segnava, lo ripetiamo, da tanto tanto tempo, a chiudere la partita. Un recupero importante quello di Bernardeschi in chiave Juventus, ma anche in chiave nazionale, anche dal punto di vista psicologico. Con questo successo la Juventus, come detto, sale a quota 34 e rosicchia due punti all'Atalanta, che ora dista solamente 4 punti. Il Cagliari resta penultimo a quota 10 e dunque vede allontanarsi la zona salvezza, visto e considerato che le altre, Genoa a parte, devono ancora giocare sempre di più. Ringrazio Andrea Montone per l'assistenza tecnica e ribadisco il finale: Juventus 2, Cagliari 0, e restituisco la linea a Giuseppe Bisantis a Genova.